La scelta da parte dell'Istituto Italiano di Cultura di partecipare all'Ottobre Musicale di Tunisi con un concerto dedicato alla riscoperta del musicista Francesco Santoliquido è una bella occasione per riportare alla luce e valorizzare questa figura e anche un momento della cultura, della comunità italiana a Tunisi degli anni 30, anche attraverso i documenti presenti nell'archivio delle Memorie Italiane di Tunisia che ci accoglie oggi. In particolare, nella sezione dell'archivio dedicata alla Società Dante Alighieri sono presenti dei documenti inerenti il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi e anche qualche contributo di Santoliquido alla vita musicale tunisina. Francesco Santoliquido non è un italiano di Tunisia. Nasce a San Giorgio Cremano nel 1883 e con una rapida carriera musicale si diploma nel 1908 al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e nel 1910 vede già rappresentata una sua opera al Teatro Dal Verme di Milano. Nello stesso tempo entra in contatto con la casa editrice Ricordi, che è la più prestigiosa casa editrice musicale italiana, anche forse mondiale, per la stampa delle sue composizioni. Tuttavia, sicuramente già dal 1914 Santoliquido è in Tunisia, ad Hammamet, dove lavora alla composizione di un'altra sua opera, L'Ignota. Noi non sappiamo i motivi che portano in Tunisia questo musicista, ma la sua vicenda ricorda con delle analogie straordinarie il percorso dei pittori che noi chiamiamo orientalisti, come Paul Klee e Auguste Maake, che proprio nello stesso 1914, che è l'anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, compirono un viaggio in Tunisia che segnò la loro arte. Le suggestioni dell'ambiente, dei paesaggi, i colori, soprattutto la luce, lasciarono un'impronta indelebile sui loro acquarelli. Klee parla della révélation de la couleur. E lo stesso fu per Santoliquido, che non a caso in Tunisia compone nel 1918 una suite sinfonica intitolata Acquarelli e che dedica altre composizioni che portano titoli esplicitamente ispirati a questa terra, i poemi del sole, il crepuscolo del mare, il profumo delle oasi sahariane, che è uno schizzo sinfonico per grande orchestra che fu eseguito in febbraio del 1918 a Bizerta. Dunque, per la sua prolungata presenza in Tunisia, Santoliquido fu in Tunisia dal 1914 al 21 e tra il 26 e il 28, soprattutto ad Hammamet, noi possiamo definirlo un italiano in Tunisia. Stabilitosi poi dal 33 ad Anacapri, Santoliquido sembra condividere il frustrante destino incrociato di molti italiani, noti e apprezzati per la loro attività in contesti culturali differenti, ma estranei e a un certo punto anche estraniati da entrambi, in questo caso dall'Italia e dalla Tunisia. Noi oggi ci limitiamo a mettere in luce la presenza di questo compositore sulla scena musicale tunisina e quindi cerchiamo aiuto nelle carte dell'archivio. La documentazione riguarda da un lato il rapporto di Santoliquido con l'istituzione musicale della comunità italiana, cioè il Conservatorio Giuseppe Verdi, e dall'altro la sua attività di compositore e la presenza di suoi lavori sulle scene tunisine. Come premessa, è opportuno anticipare qualche parola sull'istituzione del Conservatorio, che è nato in seno alla Società Dante Alighieri, che è presente a Tunisi con un suo comitato fin dal 1893. Tra le due guerre, l'attività culturale della Dante, a profitto della collettività italiana, si incrementa con diverse iniziative, tra cui i corsi della Scuola di Musica. Una vera svolta nell'attività della Dante Alighieri, certamente legata alla politica di Mussolini verso la terra di Tunisia, si ha nel 26. Tra l'altro Mussolini aveva beneficiato di un prezioso reportage con suggerimenti anche di strategie culturali fatto da Margherita Sarfatti nel 1924. Nel 1926 a Tunisi la Dante trasferisce la sede nella nuovissima Palazzina Decaux, che tra l'altro è anche un esempio mirabile del savoir-faire delle maestranze degli architetti italiani a Tunisi in pieno centro città. L'attuale Rue Ibn Khaldun, che è una traversa dell'Avenue Bourguiba, dove oggi ha la sua sede la Maison de la Culture Ibn Khaldun, appunto.
trovano spazio prestigiosi, scusate, trovano prestigiosi spazi sia l'Istituto Musicale Giuseppe Verdi sia la considerevole collezione di strumenti musicali, di cui ora resta in archivio solo il catalogo, che conta 300 strumenti repertoriati con anche alcune immagini, perché poi dopo la nazionalizzazione la collezione venne trasferita alla collezione del barone d'Erlanger a Sidi Bou Said al palazzo Nejm Zara. Questo anno 1926 è molto importante anche per Santo Liquido, anzi possiamo dire che forse rappresenta l'apice della sua notorietà ufficiale a Tunisi e probabilmente è anche il momento in cui pensa di ottenere un incarico stabile come direttore malgrado la sua presenza più saltuaria in Tunisia. Scorrendo in archivio le testimonianze dei giornali come l'Unione, la Depeche Tunisienne, ma anche di giornali italiani, apprendiamo che Santo Liquido fonda a Tunisi la Società degli Amici della Musica. Cito da uno di questi giornali: con uno sparuto manipolo di amici della musica riuscì a svolgere interamente il suo programma di audizioni di musica da camera, tra cui anche la sonata per violino e pianoforte eseguita alla Casa della Dante sempre nel 1926, che trova recensioni anche sui giornali italiani, per esempio sul Mattino, e si tratta della sonata che il Granduca italiano propone proprio in questa occasione dell'Ottobre Musicale Tunisino. Sempre nell'archivio del Conservatorio abbiamo la partitura della sonata pubblicata da Ricordi con un bellissimo fregio déco e anche con alcuni interventi autografi di Santo Liquido di correzione. Ancora nel 27 il ruolo centrale di Santo Liquido nell'organizzazione di un'attività musicale afferente alla Dante è indiscusso. Quando Tito Aprea assume la direzione del Conservatorio Italiano di Tunisi nell'estate del 1927, Santo Liquido è citato come presidente fondatore e, secondo il giornalista Henri Lecat, è lui a portare a Tunisi il giovanissimo Aprea, dopo aver realizzato l'impresa di offrire al pubblico tunisino un'orchestra sinfonica. Però all'arrivo a Tunisi di Aprea l'equilibrio dei rapporti si sposta progressivamente e rapidamente. Dalle testimonianze si ha quasi l'impressione del formarsi di una sorta di schieramento di sostenitori per Santo Liquido o per Aprea, che ricorda un po' quello pro o contro Maria Callas e Renata Tebaldi sulle scene italiane. Ora non è l'occasione di ricostruire il progressivo affermarsi di Aprea, che però è presente nei documenti dell'archivio che sono stati donati dal figlio di Tito Aprea e anche nella biblioteca, sia nella biblioteca digitale ma anche nella biblioteca cartacea dell'archivio stesso. Comunque Santo Liquido dovette percepire subito che gli spazi ufficiali dell'attività musicale a Tunisi si stavano per lui chiudendo. Nello stesso arco tra il 27 e il 28 cerca di spostare l'asse delle sue attività in Italia, dapprima muovendo da Hammamet tutte le sue conoscenze per essere inserito nella mostra musicale del Novecento voluta da Mussolini, ancora con la sua sonata per violino e pianoforte, e poi contribuendo alla nascita a Roma della Società del Quartetto, cioè in sostanza riproponendo a Roma il progetto di una stagione di musica da camera moderna che aveva avviato a Tunisi. Santo Liquido è presente nelle prime stagioni musicali organizzate da Prea, però già da tempo i suoi lavori erano in scena a Tunisi, come del resto anche in Italia e nel mondo. Le carte dell'archivio ci portano in particolare al 1919 e ci regalano la possibilità di parlare di una delle opere melodrammatiche di questo musicista, forse la più innovativa. Si tratta di Feruda, scene di vita araba. Ecco, questa è la riduzione della partitura per voce e pianoforte, molto interessante perché ci vedremo poi, ci testimonia dei problemi a pubblicare la partitura
struttura abbiamo delle correzioni che vengono fatte sulla casa editrice che cambia nel tempo e poi abbiamo delle correzioni autografe di Santo Liquido. Ecco, Feruda non è un capolavoro, però è un'opera che ha un certo interesse e che può anche essere letta come una metafora dell'esperienza esistenziale di Santo Liquido. Quest'opera nella trama, nella lingua e nella musica racconta l'incontro impossibile tra due mondi contigui, che sono reciprocamente attratti e coesistenti, ma a cui resta però preclusa la fusione e l'integrazione. Naturalmente, come quasi tutti i libretti di melodramma, il libretto racconta di una storia d'amore fuggevole e infelice, destinata a infrangersi contro le convenienze sociali. Nella Medina popolare di Tunisi, attorno a Souk El Attarin, Sergio, un giovane europeo, Rumi, in tunisino, resta ammagliato dalla bella e giovane vicina, la popolana Feruda, madre di un bimbo e moglie di Muldi, che da 3 anni si è allontanato per compiere il viaggio alla Mecca. Affascinata dalle parole infiammate di Sergio, Feruda sembra abbandonarsi al sogno impossibile della felicità, ma viene risucchiata nel gorgo, quello delle presenze femminili, dell'indovina, la d'aghesa, dal ritorno e poi dalla morte del marito, è ancorata al suo destino di vedova chiusa nella sua casa araba, cito dalle sue parole, come una povera rondine prigioniera. Nei 3 atti rivivono diverse ambientazioni e scene di vita tradizionale tunisina che Santo Liquido conosce bene, visto che a Tunisi risiedeva tra l'Hotel Aimon, che è era una vera istituzione sull'attuale piazza Beb Bar, un edificio che esiste ancora e che era appartenuto al barone Raffo, anche di questa figura abbiamo tantissime testimonianze qua in archivio, dunque tra questo hotel e Rue El Ajamin nella Medina di Bebjdid. Quindi nell'opera troviamo il labirinto delle stradine de l'Ampas, le Zanca, la piazza di Al-Fawin nei festeggiamenti di fine Ramadan, le tipiche case arabe che hanno il terrazzo al posto del tetto, i loro interni, i marabù con le superstiziose tradizioni popolari. Quello di Sidi Messaoud, che con una licenza creativa a Santo Liquido trasporta a Tunisi da Tosor, dove era stato, e quello di Sidi Benaissa, dove si svolge la festa religiosa della Sawia e poi anche la morte di Muldi. L'atmosfera e l'incontro conflittuale tra i due mondi non si limita a tocchi ambientali pittoreschi. Santo Liquido si è immerso nella cultura tunisina, non ha vissuto un'esperienza da turista o da italiano a contatto solo con la comunità dei connazionali, pur tanto vivace. Ha studiato la musica araba e tunisina, ha ascoltato e assimilato la lingua tunisina e traspone nell'opera, talora con la soddisfazione del risultato e talora con qualche ingenuità, il suo sentirsi un po' tunsi o rumi, cioè l'europeo assimilato. I termini del tunisino punteggiano tutto il libretto, soprattutto per indicare i luoghi e gli abiti, la shesheya che indossa Sergio, gli haiks, i tessuti delle donne, la futa, i kabkab, gli zoccoli, il sefseri, oppure i mobili strani della stanza di Feruda, dove Sergio è potuto finalmente entrare e che si fa nominare, interrompendo un po' goffamente le schermaglie nella penombra, forse per assecondare lo slancio nomenclatore tunisino del suo autore, il sandouk, la casapanca, la meda, il tavolo, il canun, la darbuka, e poi anche i versetti dei sacerdoti dell'Aissawiya e la nomenclatura dei professionisti del rito funebre, lo sheikh, il hassel, i correia. A questo universo colorito e popolare fa da contrappunto la espressività di Sergio, il suo lirismo fiorito di immagini iperboliche che intreccia elementi della tradizione melodrammatica, come per esempio O dolce dimora claustrale, tipica espressione da melodramma ottocentesco, o alcuni stereotipi da esotismo melodrammatico, come l'espressione Mia dolce sultana dalle vesti di seta, un po' inappropriata per una popolana del souk che per uscire cerca i kabkab, cioè gli zoccoli. Una mélange comunque di un linguaggio lirico di tono alto.
L'accostamento di diversi linguaggi ritmici e melodici della musica occidentale e orientale si ripropone secondo procedimenti analoghi sul piano musicale, come possiamo leggere appunto in questa partitura per canto e pianoforte. Feruda è un'opera di impianto occidentale, direi secondo le tendenze della contemporanea musica italiana. Lontane dalla ricchezza melodica ottocentesca, le voci non si dispiegano nel canto lirico, ma in una declamazione spesso nervosa, che ricorre ad arpeggi, a inseguirsi di scale cromatiche ascendenti o discendenti, come nell'episodio della morte di Muldi. Cambi rapidi di tonalità, alterazioni, come per esempio nel primo intermezzo strumentale. Su questa struttura, con lo stesso procedimento che caratterizza la sua ricerca di integrazione di due universi linguistici distanti, cioè l'inserimento di termini tunisini nei dialoghi, Santoliquido innesta i momenti lirico-musicali dell'opera, secondo la sua interpretazione di un milieu orientale o arabo. Si tratta per la maggior parte di melodie non banali ma consuete e che per il nostro orecchio musicale occidentale suonano come orientali, come accade anche nelle musiche da film, quando si vuole creare l'atmosfera fascinosa tra esotica, sensuale, misteriosa del nostro immaginario dell'Oriente. Però questa evocazione di un'atmosfera esotica tipica si apre a spunti interessanti con l'inserzione di autentici ritmi e tonalità tunisini, fezzeni, mazmù, che attestano la conoscenza non superficiale della musica locale da parte del musicista. Alcuni rapidi esempi ci mostrano che egli ricorre alla musica tunisina per sottolineare il prevalere dell'universo più chiuso e tradizionale in cui invano cerca di sbocciare la storia tra Sergio e Feruda. Per esempio, all'inizio dell'opera, il cenno al ritmo popolare di Fezzeni, la melodia Ejjaz Char, che accompagna il dialogo tra Feruda e le amiche. Il Fezzeni è un ritmo di danza molto popolare, sottolineato dalla percussione della darbuka, e accompagna anche il momento in cui Sergio entra nell'universo arabo orientale della casa di Feruda. Talora, a creare l'atmosfera orientale, sono accordi del mazmoun tunisino, il malouf della più viva tradizione popolare, come all'inizio del primo intermezzo strumentale. Anche nel secondo atto, l'irruzione del mondo tunisino, le donne, il marito, i neri officianti della Essaouira, è preparata dai modi del Mazmoun, allegro e molto conosciuto, come i noti motivi di una canzone molto antica, Orduni Zuzbeya, o come Eddi Gunney Eshdida di Eddie Juini. Nel preludio del terzo atto, poi, Santoliquido propone il ritmo Mdaouehouzi in 6 ottavi, che per tradizione, intonato sul bendir, accompagna la danza di festa delle donne, che ondeggiando i capelli sciolti si muovono in modo sempre più compulsivo fino alla trance. Questa partitura di Feruda rivela dunque aspetti molto interessanti della personalità artistica di Francesco Santoliquido. Soprattutto la sua ricerca di creare un dialogo, una fusione linguistico-musicale e culturale tra due universi comunicanti, che non può non far pensare alle modalità dell'operazione di rinnovamento musicale e linguistico della canzone, che in quel periodo, o solo pochi anni più tardi, hanno visto protagonisti il più grande compositore del mondo arabo, Mohamed Abdoueb, e il più grande autore della musica tunisina moderna, Hedi Juini, i quali rivoluzionarono la musica tradizionale araba con l'immissione dei ritmi occidentali più in voga e popolari, quali la rumba, il tango e il popolarissimo valzer. L'opera Feruda non ebbe un gran seguito in Italia, ma ci lascia anche questo ultimo messaggio a ribadire i legami e gli scambi di esperienze culturali diverse tra le rive del Mediterraneo.